Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata vorrei parlarvi di un paradosso, il paradosso dei bar e dei ristoranti. Come ben sappiamo, questa pandemia, questa crisi dovuta al coronavirus ha colpito principalmente le attività commerciali. Non voglio sempre indicare la categoria dei ristoratori o la categoria dei bar, ma tutte le attività commerciali. Ecco, vorrei parlare però di questo paradosso, il paradosso che ha colpito il bar e i ristoranti. Ma perché? Ecco, i bar e i ristoranti in questo periodo sono stati obbligati a rispettare delle normative molto stringenti e anche dover rimanere chiusi per un arco di tempo molto lungo. Adesso che ci prepariamo all'estate, come anche è successo, è accaduto l'anno scorso, quando bar e ristoranti si apprestavano a riaprire dopo mesi di lockdown, la situazione però è ben diversa rispetto all'anno scorso. Ecco, nel primo lockdown, il lockdown di marzo, ci apprestavamo a rivivere un'estate diversa a quella che dobbiamo vivere quest'anno. Perché? Perché l'estate scorsa arrivavamo tutti da mesi di chiusura totale nelle nostre abitazioni, nelle nostre case, e quindi la situazione ha colpito tutti. Invece in questo secondo lockdown la pandemia, diciamo, ha colpito principalmente le attività commerciali. Quindi abbiamo trovato molti lavoratori che appunto lavoravano nel settore della ristorazione, nel settore dei bar in generale, che hanno dovuto cambiare lavoro radicalmente. Questo perché, ecco, contratti a breve termine, contratti diciamo a basso costo, quindi con casse integrazioni che tardavano ad arrivare. Ed ecco, i camerieri, il personale di sala, cuochi, aiuto cuochi, baristi sono stati obbligati a dover scegliere tra aspettare, quindi non prendere soldi, oppure cambiare strada, cambiare vita. Infatti quello che è capitato è che molti camerieri, molti baristi, molto personale di sala e via hanno dovuto cambiare lavoro. Infatti molti si sono spostati nelle grandi aziende, nelle fabbriche, che hanno sempre avuto un flusso di lavoro costante, anzi in alcuni casi è anche aumentato. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il personale qualificato si è spostato, non c'è più personale di livello da poter riassumere e siamo pronti, diciamo tra virgolette, ad avere una mole di lavoro così importante, perché la gente non vede l'ora di uscire di nuovo. E vediamo appunto nel weekend i bar, le piazze che si riempiono di gente che non vede l'ora di tornare a vivere, tornare a respirare. E quindi le attività commerciali non sanno come rispondere a tutta questa mole di lavoro, anche perché le restrizioni ci sono ancora, per esempio il coprifuoco alle 23, la distanza tra i tavoli. Quindi abbiamo questa enorme mole di lavoro e non si sa più come gestirla, non si può lavorare al 100%, si lavora al 70%, magari in alcuni casi al 50%, se non hai il dehors lavori al 10%, quindi non si capisce bene, soprattutto per i titolari di queste attività commerciali, come gestire la mole di lavoro. E questo porta, diciamo, a questo paradosso appunto di tanto lavoro ma non saper rispondere al lavoro in maniera adeguata, e quindi questo comporta a lungo andare perdite su perdite su perdite. E in un periodo in cui appunto i ristori tenderanno a sparire, perché ci apprestiamo di nuovo a riaprire quasi tutto, ci sarà questo enorme problema. E come si potrà rispondere a questo problema? E questo è difficile da capire, anche perché la concorrenza delle catene, la concorrenza delle multinazionali è sempre più forte, e il lavoro del personale di sala, il lavoro dei cuochi è sempre più paragonato al lavoro di un robot, al lavoro di un automa. E quindi si perde, non si riesce neanche più a diciamo tra virgolette istruire il nuovo personale. Ci sono molti giovani che non hanno neanche più la voglia di lavorare come poteva accadere 10-15 anni fa in bar e ristoranti e tirarsi fuori la paghetta. C'è il personale di livello che non può chiedere dei contratti seri, anche perché il lavoro non si sa più com'è, magari tra 3 mesi potremmo di nuovo essere chiusi. Quindi nella mente dei titolari ci sono molte alternative, molte variabili che bisogna considerare totalmente. E quindi c'è questo problema, questo grande paradosso che secondo me bisognerebbe risolvere il prima possibile. Ovviamente i modi per risolverli non sono semplici. Secondo me bisognerebbe
fare in tutti i periodi storici, questo qua è il momento in cui bisogna investire sui giovani, che sia un'attività commerciale, che sia una grande azienda, che sia la pubblica amministrazione. Bisognerebbe formare i giovani per poi non trovarci nella stessa situazione tra 15-20 anni. Sono sicuro che riusciremo anche a superare questo problema. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic.